Oggi siamo qui per questa manifestazione, appunto per il disagio che il liceo classico sta vivendo. Oggi abbiamo creato una manifestazione con i ragazzi, appunto per rappresentare quello che stiamo passando, perché la nostra scuola si trova in una difficoltà enorme. Prima ci trovavamo ad avere tutte le classi qua, ora invece con la regione che sta facendo dei lavori al nostro tetto abbiamo perso 6 aule e abbiamo perso 6 aule e più un laboratorio. Per questo siamo stati costretti a migrare sia all'istituto d'arte e alcune classi sono qua. Ora purtroppo stiamo cercando di farci sentire perché siamo stanchi di questa situazione e abbiamo deciso con i ragazzi appunto di portare avanti questa protesta. Iniziamo qua dal cortile appunto per un processo di sensibilizzazione dei ragazzi per poi continuare anche alla regione. Speriamo che la regione, che chi di dovere ci ascolti, anche perché è una causa molto importante che riguarda tutti i ragazzi. Penso anche che sia di dovere perché ragazzi del liceo classico, che è considerata la scuola all'occhiello, si meritano una scuola alla loro altezza. Grazie. Ci troviamo in una situazione di vero e proprio disagio, infatti oltre a manifestare abbiamo scritto delle striscioni e in uno di questi abbiamo scritto chi ha ucciso l'Olivetti, chi sia stato non si sa. E questa scritta l'abbiamo fatta proprio perché siamo schiavi dei lavori che non abbiamo fatto noi e che non sappiamo nemmeno chi ha fatto. Il 17 aprile dovevano finire i lavori e ancora non li hanno nemmeno iniziati. Ci hanno lasciati senza 6 classi, senza laboratori e dobbiamo migrare in un istituto che non è nemmeno il nostro e questo noi non riusciamo a sopportarlo, perché noi siamo il liceo classico e meritiamo di essere uniti e compatti all'interno del nostro istituto. Noi docenti siamo indignati per il trattamento che subisce la scuola pubblica anche nella nostra provincia, a maggior ragione perché ci si aspetterebbe dalla Calabria, da una regione come la Calabria e la provincia di Reggio, un impegno culturale notevole per la tradizione di cui siamo eredi. E quindi io mi dichiaro assolutamente favorevole a questa manifestazione studentesca, poiché i ragazzi hanno dimostrato consapevolmente di essere consci di avere dei diritti e di dover lottare per il diritto allo studio. E quindi non posso che manifestare la mia solidarietà in tutto questo. Viva! 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 Viva!